Okay, thank you, Chris. So the presenter for this one will be Giovanna Casella, and she is 23 years old and lives in Rome. She's a young midwife. She graduated in obstetrics in November 2018 at the Catholic University of the Sacred Heart. And she is particularly interested in scientific research, as she believes it is essential for continuous improvement in her clinical practice. She is a very empathetic person, and she's eager to gain a lot of experience. So welcome, Giovanna, and over to you. One sec. Mm-hmm. Okay. Buongiorno a tutti, grazie Elisa per la presentazione. L'argomento di cui sto per parlarvi riguarda la gestione del dolore procedurale nel neonato sano a termine di gravidanza con l'utilizzo di metodi analgesici non farmacologici e nello specifico approfondiremo i benefici dell'allattamento al seno in questi termini. Ok, inizierei con una breve definizione del dolore. Nel 1986 l'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore dà una definizione ben chiara, infatti esso viene definito come un'esperienza sensoriale ed emotiva sgradevole che può essere associata a un danno tissutale attuale o potenziale o descritta in termini di tale danno. In generale dobbiamo avere ben chiaro il concetto che l'inabilità di comunicare verbalmente non nega comunque la possibilità che un individuo stia effettivamente provando l'esperienza dolorosa, e questo è un concetto particolarmente importante per quanto riguarda il nostro argomento, proprio perché i neonati effettivamente verbalmente non sono in grado di comunicare a noi operatori sanitari di provare l'esperienza dolorosa. Per poter ben comprendere il meccanismo d'azione dell'analgesia non farmacologica, ritengo sia necessario un breve accenno sulla trasmissione dello stimolo doloroso. Fisiologicamente sappiamo che uno stimolo periferico, nel nostro caso appunto il dolore, per poter arrivare fino al sistema nervoso centrale ed essere qui quindi elaborato, è necessario che esso venga trasmesso attraverso una serie di neuroni tra loro comunicanti e che vanno a costituire all'interno del nostro sistema nervoso una sorta di scheletro, quindi un complesso network di comunicazione. E per poter garantire chiaramente un'informazione chiara è necessario che un singolo neurone sia in grado non solo di discriminare i vari tipi di sensibilità che esso riceve. Difatti sappiamo che un singolo neurone non giunge solo un tipo di informazione, ma oltretutto il neurone deve essere in grado appunto di attribuire ad ogni informazione che esso riceve una diversa priorità, in modo da garantire appunto un'informazione quanto più chiara e lineare a livello del sistema nervoso centrale. Sulla base di ciò, nel 1965, Melzack e Wall hanno elaborato così una teoria pubblicata nella rivista Science, che prende il nome appunto di teoria del cancello, secondo la quale esiste un'interazione e modulazione reciproca tra le fibre nocicettive e le fibre non nocicettive. Ciò significa che le fibre non nocicettive sono in grado di influenzare, nel nostro caso positivamente, le fibre nocicettive e quindi modulare l'esperienza dolorosa, se non addirittura sopraffarla. In particolare, secondo questa teoria, dando quindi diversi stimoli piacevoli, come il tattile, appunto termico, gustativo, uditivo, a un individuo che sta provando un'esperienza dolorosa, questi possono addirittura modulare o sopraffare la percezione del dolore. È proprio su questa teoria che si basa la tecnica analgesica non farmacologica proposta dal pediatra italiano Carlo Valerio Bellieni, che prende il nome di saturazione sensoriale e oggi è considerata appunto nelle linee guida per la prevenzione e il trattamento del dolore del neonato, nelle linee guida italiane, e addirittura rappresentano un grado di raccomandazione A. Dunque, per la gestione del dolore procedurale, soprattutto nei neonati, la tecnica non farmacologica è altamente raccomandata. Pensandoci bene, durante l'allattamento al seno effettivamente il neonato riceve contemporaneamente stimoli di varia natura, stimoli gustativi, uditivi, visivi, olfattivi, termici, tattili e propriocettivi. E proprio per questo motivo si potrebbe considerare l'allattamento al seno proprio come una tecnica analgesica alla stregua della saturazione sensoriale.
Infatti, durante l'allattamento al seno, il neonato non riceve solo ed esclusivamente una stimolazione puramente meccanica che è mediata appunto con il sucking, ma si viene a creare un ambiente che comprende appunto la stimolazione multisensoriale attraverso il quale il neonato comunica con la madre, creando quindi una vera e propria esperienza relazionale. Partendo così da questo presupposto, l'obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare prima di tutto la reazione allo stimolo doloroso causato dalla puntura del tallone nei neonati sani a termini di gravidanza. E il secondo obiettivo è stato quello chiaramente di indagare l'effetto analgesico dell'allattamento al seno in combinazione con il contatto pelle a pelle madre e bambino rispetto agli altri metodi non farmacologici che abbiamo appunto considerato. Per l'elaborazione del nostro studio abbiamo condotto appunto uno studio longitudinale osservazionale con campionamento di convenienza all'interno del Dipartimento di Ostetricia e Neonatologia del Policlinico Agostino Gemelli. La raccolta dei dati è avvenuta nel periodo che intercorre tra febbraio e settembre 2018 e la reazione allo stimolo doloroso è stata analizzata a 72 ore di vita in occasione del test di screening per le malattie metaboliche effettuato su tutti i neonati obbligatoriamente prima della dimissione. Sono stati inclusi chiaramente dei neonati che rispettassero dei criteri ben precisi, in particolare tra i criteri di inclusione abbiamo considerato un consenso informato scritto e firmato da entrambi i genitori, l'epoca gestazionale compresa tra 37 settimane più 0 giorni e 41 settimane più 6 giorni, un liquido amniotico chiaro, una rottura prematura delle membrane inferiore alle 18 ore, un CTG di categoria 1 o di categoria 2 durante appunto il periodo espulsivo, un feto singolo in presentazione cefalica, un Apgar score al primo e al quinto minuto almeno pari a 7 e un peso alla nascita compreso tra i 2.500 grammi e i 4.500 grammi. Quindi in generale abbiamo incluso nel nostro studio tutti i neonati fisiologici. Sono stati esclusi invece tutti i neonati le cui madri soffrissero di condizioni non compatibili con l'allattamento al seno e ovviamente tutti i bambini che avessero ricevuto degli analgesici o dei sedativi che ovviamente avrebbero alterato la risposta alla reazione dolorosa, allo stimolo doloroso. Dopodiché, dopo la selezione, i neonati sono stati suddivisi in tre gruppi di studio. I neonati assegnati al primo gruppo sono stati allattati al seno e mantenuti in contatto pelle a pelle prima, durante e dopo la procedura. In particolare, l'allattamento al seno è iniziato 1 minuto prima del prelievo, in modo da poter permettere al neonato di concentrarsi su di esso e non distrarsi. I neonati invece appartenenti al secondo gruppo hanno ricevuto la soluzione glucosata al 10% oralmente durante la puntura del tallone. Il prelievo è avvenuto su appunto un fasciatoio e la soluzione glucosata è stata loro somministrata attraverso una siringa appunto da 5 ml. Infine, i neonati appartenenti al terzo gruppo di studio sono stati mantenuti in braccio dalla madre e avvolti in una copertina In particolare, la copertina utilizzata era quella, diciamo, quella personale del neonato per poter permettere al bambino di sentire appunto il proprio profumo e di sentirsi, diciamo, ricreare un ambiente adesso molto più familiare. Tutti i prelievi sono stati effettuati all'interno della stanza di degenza, in quanto all'interno della nostra struttura è previsto il rooming in, la stanza doveva essere silenziosa ed era concessa solo la presenza dei genitori, dell'infermiera pediatrica o dell'ostetrica che doveva effettuare il prelievo e di un osservatore. Per l'analisi del dolore abbiamo considerato dei parametri fisiologici e parametri clinici. In particolare, frequenza cardiaca e saturazione periferica di ossigeno sono state registrate con un pulsossimetro posizionando la sonda a livello del polso destro del neonato. La scala di valutazione utilizzata invece è la Neonatal Infant Pain Scale e tra le innumerevoli appunto scale di valutazione per la valutazione del dolore del neonato abbiamo scelto proprio questa in quanto i dati di letteratura appunto ci dicono che risulta essere specifica per i neonati a termini di gravidanza, adeguata per l'analisi del dolore procedurale e presenta un alto grado di sensibilità all'analgesia. Il NIPS score è stato assegnato appunto durante la procedura solo da un singolo osservatore.
In particolare sono stati appunto osservati i comportamenti del neonato, quindi i fattori comportamentali considerati l'espressione del viso, il pianto, i movimenti degli arti superiori e arti inferiori e lo stato appunto del neonato, se dormiva oppure no, oppure se risultava essere più agitato. A ciascun fattore è stato assegnato un punteggio da 0 a 1, fatta eccezione per il pianto, che prevedeva un punteggio pari a 2. L'unico fattore fisiologico considerato invece è la modificazione del pattern respiratorio, che quindi cambiava a seconda appunto dello stato del bambino, se percepiva dolore oppure no. L'intera procedura, diciamo che possiamo schematizzarla in tre momenti fondamentali: il momento T0, T1 e T2. Il momento T0 l'abbiamo definito appunto come baseline. Diciamo era costituito dai 10 minuti antecedenti il prelievo di sangue, durante i quali il neonato non doveva essere assolutamente sottoposto a alcuno stimolo. Il momento T2 invece riguarda la procedura, che comprende la puntura del tallone e la spremitura dello stesso, mentre il momento T2 è la fase di recupero, ovvero 10 minuti dopo il termine della procedura. La frequenza cardiaca e la saturazione periferica di ossigeno sono state diciamo, registrate durante ogni singolo momento, mentre il NIPSO score è stato assegnato solo al momento T1. Passiamo ai nostri risultati. Per lo studio abbiamo selezionato un numero di 64 bambini. Tre bambini però sono stati esclusi in quanto i genitori non hanno dato il consenso allo studio, per cui in totale i neonati che abbiamo studiato sono stati 61 con un tasso di partecipazione del 95%. Dopodiché i neonati sono stati appunto assegnati a ciascun gruppo, un numero di 21 neonati è stato assegnato al gruppo allattamento al seno e contatto pelle a pelle, 20 neonati al gruppo della soluzione glucosata e altri 20 neonati al gruppo in relazione madre-bambino, quindi mantenuti in braccio e avvolti nella copertina. In termini demografici, effettivamente non abbiamo riscontrato delle differenze statisticamente significative né in termini di età, né di gravidità, parità, epoca gestazionale, peso alla nascita, sesso, numero di SGA e assegnazione di punteggio Apgar al primo e al quinto minuto, per cui il campione è effettivamente risultato essere omogeneo. Ma passiamo adesso all'analisi dei parametri fisiologici e clinici che abbiamo osservato. Bene, in questa slide abbiamo una rappresentazione grafica delle variazioni della frequenza cardiaca, la figura 2A, e variazioni della saturazione periferica di ossigeno, la figura 2B. In particolare, all'interno di ciascun grafico è riportata la frequenza cardiaca in ogni singolo momento dello studio e per ciascun gruppo, e lo stesso vale per la saturazione periferica di ossigeno. I grafici relativi alla frequenza cardiaca e alla saturazione d'ossigeno sono volutamente inseriti all'interno della stessa slide in quanto è necessaria una valutazione complessiva. Difatti, nella risposta a uno stimolo doloroso, fisiologicamente un neonato risponde con un aumento della frequenza cardiaca e una contemporanea desaturazione. Qui adesso osserviamo appunto cosa abbiamo notato noi in questi neonati che abbiamo studiato. Soffermandoci sul momento T1, che se ricordate bene è il momento appunto della procedura, quindi puntura del tallone e spremitura, nel momento T1 abbiamo osservato, come dimostrato dai nostri p-value, un aumento spiccato della frequenza cardiaca statisticamente significativo in tutti i gruppi. Tuttavia, osservando la saturazione di ossigeno, mentre nel primo e secondo gruppo la saturazione rimane pressoché stabile, nel terzo gruppo di bambini a questo aumento della frequenza cardiaca corrisponde una spiccata desaturazione. Per cui questi sono sicuramente i neonati che hanno percepito in maniera più intensa lo stimolo doloroso. Soffermiamoci invece sul momento T2, ovvero la fase di recupero. Notiamo immediatamente che la frequenza cardiaca a 10 minuti dal termine della procedura ancora tende a mantenersi su valori più elevati rispetto a quelli di partenza. Però è interessante vedere come nel terzo gruppo di bambini, in sola relazione madre-bambino, diciamo che non solo sto registrando un decremento significativo della frequenza cardiaca, ma anche un aumento significativo della saturazione di ossigeno. Per cui è vero che hanno percepito tanto dolore, ma allo stesso tempo hanno recuperato rapidamente. Chiaramente le variazioni della frequenza cardiaca e della saturazione sono
fondamentalmente legate ai movimenti del bambino, al pianto e quindi al comportamento. Durante infatti il pianto, quando il neonato sente molto dolore, non soltanto piange, ma clinicamente osserviamo che il neonato si esprime anche con le smorfie, producendo in muovendo in maniera confusa e intermittente gli arti superiori e gli arti inferiori, e sono tutti appunto i parametri considerati nelle scale di valutazione NIPS. Chiaramente l'associazione del pianto e dei movimenti corporei incoordinati del bambino vanno a determinare un aumento della frequenza cardiaca, ma anche una desaturazione. Perché fondamentalmente non respira in maniera, diciamo, regolare e oltretutto spreca tanta energia. Come accennato precedentemente, il NIPS score prende in considerazione appunto tutti questi fattori comportamentali che il bambino mette in atto durante lo stimolo doloroso e nonché appunto le modificazioni del battere respiratorio. Nel nostro studio abbiamo considerato come 5 il cutoff, superato il quale un neonato percepisce un dolore, diciamo una intensità del dolore che va da moderata a severa. E è molto, diciamo, interessante notare come, tracciando la linea di demarcazione all'interno del nostro grafico, mentre nel gruppo dei neonati allattati al seno in contatto pelle a pelle con la madre abbiamo uno 0% di bambini che percepisce un dolore di un certo grado di intensità, il 25% e il 35% dei neonati che hanno ricevuto la sola stimolazione orale con la soluzione glucosata e dei bambini che si trovano in sola relazione con la madre, quindi avvolti nella copertina e mantenuti in braccio, rispettivamente il 25% e il 35% dei bambini diciamo, subito un'esperienza di dolore particolarmente più intensa rispetto ai neonati del primo gruppo. Tirando le somme, dunque questo studio chiaramente presenta notevoli limiti, ma anche innumerevoli punti di forza. Sicuramente il campione è limitato, 61 bambini non sono chiaramente, non, cioè, non sono abbastanza per poter effettivamente definire determinati appunto concetti. L'assenza di una registrazione video non ha permesso sicuramente di valutare, dare una valutazione clinica a posteriori della reazione dello stimolo, della reazione del neonato allo stimolo doloroso e oltretutto non ha permesso una valutazione da parte di più osservatori, bensì il punteggio NIPS è stato assegnato solo ed esclusivamente dall'osservatore presente nella stanza al momento della puntura, quindi non è stata possibile una rivalutazione a distanza di tempo. Oltretutto, gli osservatori inevitabilmente riconoscevano i diversi gruppi perché chiaramente la modalità di prelievo era totalmente diversa l'una dall'altra. D'altro canto, il nostro studio è sicuramente dotato di riproducibilità e di applicabilità. Si tratta di tecniche che possono essere messe in atto nell'ambito appunto delle pratiche cliniche quotidiane possono essere, appunto, si tratta appunto di uno studio che può essere riprodotto in qualunque struttura ospedaliera o non. Abbiamo utilizzato una procedura standard, uguale per tutti i neonati, è obbligatoria per tutti, e le infermiere e le ostetriche che si sono occupate appunto del prelievo, è vero che riconoscevano i diversi gruppi di studio, ma non erano appunto a conoscenza dell'obiettivo stesso dello studio, per cui questo potrebbe aver ridotto un notevole numero di bias relativi a questo fattore. In conclusione, appunto, come detto precedentemente, il campione che abbiamo studiato è risultato essere omogeneo. In conclusione, diciamo tirando l'esame, abbiamo registrato, se ci ricordiamo appunto il grafico delle variazioni della frequenza cardiaca, abbiamo registrato al momento della puntura del tallone un aumento della frequenza cardiaca in tutti i gruppi di studio, per cui nessuno degli agenti farmacologici in realtà è stato in grado di eliminare totalmente la sensazione dolorosa, anche se diciamo, non ci sono state appunto delle variazioni significative di saturazione di ossigeno nel primo e nel secondo gruppo in particolare. Nel gruppo allattamento al seno e contatto pelle a pelle, sia i parametri fisiologici sia i parametri clinici
sono risultati appunto migliori rispetto agli altri gruppi, per cui si può affermare che l'allattamento al seno, in relazione col contatto pelle a pelle, garantisce al neonato una analgesia immediata e superiore rispetto agli altri gruppi, anche rispetto al gruppo che ha ricevuto solamente la soluzione glucosata, perché è vero che abbiamo avuto un aumento della frequenza cardiaca senza desaturazione, ma contemporaneamente abbiamo registrato in questo gruppo dei neonati dei punteggi NIPS maggiori. Se ricordiamo, infatti, il 25% di tali neonati ha provato un'esperienza dolorosa da moderata a severa. Nel gruppo invece dei neonati appartenenti al maternal holding e swaddling, quindi mantenuti solo in braccio dalle madri e avvolti nella copertina, si può dire che la misura non farmacologica utilizzata è stata la sola relazione madre-bambino, tecnica non farmacologica riportata anche in letteratura. Se ricordate i grafici dei parametri fisiologici e del NIPS score, questi bambini sono stati quelli che hanno provato un'esperienza più intensa, un'esperienza dolorosa più intensa, ma in cui è stato registrato anche un rapido recupero. In particolare sulla base dei nostri dati, quindi, e sulla base dei recenti risultati di neurofisiologia che sono stati pubblicati lo scorso settembre da Bembic e collaboratori, si può affermare che la relazione madre-bambino potrebbe essere considerata più come un amplificatore analgesico che come un analgesico in sé. Difatti, la sola relazione madre-bambino permette un rapido recupero, però effettivamente durante la puntura del tallone non permette al neonato di reagire in maniera proattiva allo stimolo doloroso. In particolare, quando la relazione madre-bambino risulta essere associata a un'altra tecnica non farmacologica, ad esempio il sucking, quindi la stimolazione orale del bambino, come accade nell'allattamento al seno, questo appunto potrebbe amplificare e approfondire l'effetto analgesico della soluzione orale utilizzata. Infine vorrei concludere il mio discorso con un messaggio da portare a casa, ovvero che agire con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per contenere la percezione del dolore è un imperativo per noi operatori sanitari, sia umanitario che clinico, e non soltanto nella popolazione adulta, ma anche nei neonati. Fino al 1970, infatti, si riteneva che i neonati non fossero in grado di percepire il dolore per via dell'immaturità del complesso network di comunicazione che costituisce appunto il nostro sistema nervoso. Però, grazie alla ricerca scientifica, oggi sappiamo che anche i più piccoli percepiscono il dolore, per cui ritengo che sia impossibile rimanere indifferenti di fronte alla questione. Del resto, la più grande sfida della medicina è stata, è sempre stata, e ancora lo è tuttora, combattere il dolore. Grazie per la vostra attenzione. Okay, thank you, Giovanna. One question in the chat. Hanno chiesto perché tra i criteri c'era anche il liquido amniotico chiaro, cioè Chiaro. senza non. Sì, perché rientra tra le condizioni, diciamo, del neonato fisiologico. Oltretutto, spesso e volentieri all'interno della nostra struttura, quando ci ritroviamo in condizioni di liquido amniotico non limpido, spesso succede che è correlato a diverse patologie materne, per cui non rientra anche nei criteri di inclusione delle madri. Grazie. So basically, she said when the liquid, when the amniotic fluid is not clear, it means there are a few problems and pathologies both in child and mother that exclude them from being able to participate in this test. Any other questions?
Okay, I have one. So among the wait, I'm going to post it in the public chat. Which is among the non-pharmacological analgesic techniques, which ones would you recommend to take a blood sample? Take a blood sample from a newborn among those you explained. Beh, ad oggi effettivamente non si sa con certezza quale sia l'intervento non farmacologico ottimale, tuttavia, considerando che l'allattamento al seno è basato sulla naturale unica esperienza relazionale tra la madre e il suo bambino, che effettivamente l'allattamento al seno non prevede nessuna spesa aggiuntiva né la somministrazione di soluzioni orali artificiali, chiamiamole così, come la comune soluzione glucosata. Penso che proprio l'allattamento al seno, chiaramente combinando con il contatto pelle a pelle, possa essere giudicato come l'intervento non farmacologico ottimale per, diciamo, la gestione di dolore procedurale di minore entità. Ok, thank you. Prego. Welcome to those joining us. We're currently taking questions about the presentations. Presentation. Okay, another question. How did you assign the NIPSS score when the blood draw had to be repeated to obtain a big enough sample? In caso di campione insufficiente, è stata praticata una puntura del tallone, a distanza di pochi secondi appunto dalla prima, però il punteggio NIPSS è stato riferito solo alla prima puntura, mentre gli altri outcomes, quindi parametri fisiologici, ovvero frequenze cardiche e saturazione di ossigeno, sono stati valutati durante l'intera procedura.